entrata in vigore, ci sarà un impatto economico, le percentuali, diciamo, le proiezioni si spettano, si sentono quanti valori più diversi, soprattutto in queste settimane sempre più ricche di convegni. Ci sarà, credo, un impatto soprattutto sulle gestioni, sul carico amministrativo. Credo che dovremmo tutti mettere nel rapporto col governo, col Parlamento, ancora tante attenzioni sul tema delle semplificazioni. La mia preoccupazione è quella legata soprattutto alle dichiarazioni della Ministra del Lavoro Calderone nell'ultima sessione di audizioni delle commissioni settima e undicesima della Camera. Si è pronunciata, l'hanno ascoltata tutti, esprimendo forti perplessità sulle semplificazioni riguardanti le comunicazioni obbligatorie per le attivazioni delle collaborazioni, perché il decreto 36, come sappiamo, prevede attraverso il registro. Mi auguro che il correttivo preannunciato, invece, consolidi questo impianto e confermi la normativa, diciamo, speciale dedicata al lavoro sportivo. Un flash sulle alluvioni in Emilia Romagna, hai già fatto doverosamente iniziare i lavori di oggi con un minuto di silenzio, abbiamo espresso cordoglio, lo continueremo ad esprimere ancora al momento, mi rendo conto ovviamente dei primi soccorsi, del lutto, della prima emergenza sfollati, c'è un mondo del lavoro, delle imprese, dell'agricoltura, in modo particolare su quel territorio letteralmente schiantato. C'è ovviamente anche il mondo del nostro, il mondo dello sport dilettantistico, che tra l'altro in questi giorni sta facendo un lavoro eccezionale con i propri volontari, ordinato dalla protezione civile, dei soccorritori. È un mondo che ovviamente, dico, sta non vietato, ha bisogno di grande attenzione da parte del governo e di aiuti importanti. Purtroppo siamo presi dalla pandemia, delle emergenze che si sono addizionate, ecco, c'è, cioè, ripeto, un'attenzione da tenere altissima sul mondo dell'impresa, del lavoro, sul mondo del commercio, sulle famiglie, però c'è un mondo che sapete tutti meglio di me quanto significa anche dal punto di vista proprio di consistenza e di valore. Grazie. Diciamo grazie perché mi ero dimenticato, un'associazione sportiva americana ha fatto un'iniziativa e l'avevo fatto mettere in contatto con il nostro presidente del comitato regionale Andrea Lepi. Poi il comitato